Siamo a bordo di Maverick, il primo Flexplorer 146 che è stato varato da Cantieri delle Marche e consegnato agli armatori in aprile di quest'anno e da allora loro sono stati costantemente a bordo, hanno girato per tutto il Mediterraneo. Dopo di questo io inizio con i viaggi, loro proseguiranno per un viaggio che li porterà in giro per il mondo per i prossimi anni, con dei progetti molto ambiziosi per visitare luoghi bellissimi e per incontrare gente differente, anche perché loro viaggeranno con i loro 4 figli insieme a bordo. La barca è un Explorer, quindi una barca in grado di navigare per lunghissimi periodi senza bisogno di fermarsi. La barca è lunga quasi 45 metri e ha una stazza lorda appena al di sotto delle 500 tonne GT. Ha un'autonomia estremamente grande, 6.800 miglia nautiche a 10 nodi. 10 nodi è una buona velocità per una barca del genere. Raggiunge e supera i 15 nodi, ma in realtà una navigazione tra i 10 e i 12 nodi è la sua andatura normale. 6.800 miglia nautiche vuol dire che può andare attraversare l'Atlantico, tornare indietro senza fare alcuna sosta per i rifornimenti, né di carburante né di cibo, perché la barca ha delle grandissime celle frigorifere e freezer per avere anche sotto quel punto di vista un'autonomia estremamente lunga. L'armatore, la moglie e i figli saranno a bordo per lunghissimi periodi, hanno dei programmi di viaggio che dureranno parecchi anni. La barca è stata fatta da Cantieri delle Marche sulla base del modello Flexplorer, ma il layout interno è stato studiato sulla base di quello che è il loro stile di vita, che è uno stile di vita molto informale, tranquillo. Loro vivono la barca come se fossero a casa, hanno un equipaggio ovviamente per la gestione della barca, ma loro stessi partecipano alla vita e alla gestione della barca in maniera molto, molto tranquilla, molto informale. Questo si vede da tantissimi particolari, dai frigoriferi che sono nel soggiorno, le lavatrici che sono persino nella cabina armatoriale, le pantry che sono distribuite nella zona notte in modo da non dover ricorrere costantemente all'equipaggio. Tornando alle caratteristiche generali, la barca è stata disegnata da Sergio Cutolo, Hydrotech, per quanto riguarda le linee esterne, come tutta la gamma Flexplorer. Gli interni di questa barca in particolare sono stati disegnati da Francesco Pascoschi. Tuttavia, tutto quello che vedrete a bordo è frutto della creatività degli armatori, dell'armatrice in particolare, che ha scelto praticamente tutto. Quindi c'è stata una collaborazione molto stretta tra di loro. Dicevo che questo è il primo Flexplorer 146, ne è stato varato un altro, molto differente, ha addirittura un ponte in meno rispetto a questo e non ha neanche l'imponente gru e frame che abbiamo visto sul ponte principale, che è una grande struttura in fibra di carbonio in grado di sollevare fino a 4 tonnellate. La capacità è dovuta al fatto che la barca porta un tender custom che è stato costruito su disegno originale per questa barca di oltre 10 metri, oltre ad essere 10 metri è anche molto grande, molto voluminoso. Quindi l'A-frame ha questa grande capacità di carico proprio per adattarsi alle esigenze di alaggio e del tender. La barca ha 4 ponti. Sul ponte principale c'è il grande salone, l'unico salone, che è una zona altamente conviviale, molto informale. Poi c'è una cabina VIP per il figlio maggiore, mentre al ponte superiore è il ponte degli armatori, dove c'è un appartamento interamente dedicato a loro, con una bellissima cabina che guarda verso prua, un dressing, una cabina per il figlio minore che ha solo 10 anni, un meraviglioso bagno che si apre sulla terrazza poppiera. Ancora sopra c'è il wheelhouse deck, dove c'è la timoneria, la cabina del comandante e all'esterno un'altra zona pranzo con barbecue, eccetera. Infine sul ponte inferiore, andiamo da sopra a sotto, sul ponte inferiore ci sono 4 cabine, 2 doppie e 2 matrimoniali per gli altri figli e per eventuali amici, ospiti che possono essere a bordo.